Italia Più Comunicazione e Radio Nostalgia presentano Made in Tuscany. Le aziende si raccontano. Pochi giorni a Natale ed è di nuovo tempo di Made in Tuscany. Le aziende toscane si raccontano ai microfoni di Radio Nostalgia. Oggi parliamo di un'academy che non è in realtà una vera e propria azienda, ma questa è la mission del titolare, del presidente di questa accademia, ovvero Francesco Zizzari, ex calciatore di Pescara, Reggiana, Spezia, Pistoiese, che oggi è qua con noi per parlarci della FZ11 Academy. Buon pomeriggio, Francesco! Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito. Allora, intanto grazie per aver accettato l'invito, ma soprattutto voglio sapere da te come e quando nasce la FZ11 Academy. Guarda, ti ringrazio ancora di avermi dato questa opportunità. Allora, nasce esattamente 2 anni fa, così per gioco, tra Pistoia e La Spezia, attraverso un classico Open Day. Ho provato a coinvolgere un po' di amici e soprattutto i loro figli, i loro bimbi, e proponendo il fatto di potermi dedicare a loro individualmente, quindi come un personal in palestra, ma esattamente di calcio. È una figura che sta esplodendo negli ultimi anni. Io lo sviluppo in maniera professionale tra varie sedi: Pistoia, Agliana, Prato, Forte dei Marmi e La Spezia, e oggi questa Academy è seguita in maniera professionale anche da una agenzia di comunicazione che si chiama Studio 09, che si occupa anche di società importanti come il Pistoia Basket e altre società, diciamo, a livello anche sportivo, e soprattutto è finalizzata a quello che è l'aspetto non soltanto tecnico, ma anche la formazione per quanto riguarda la disciplina, l'atteggiamento, il modo di comportarsi, che magari un domani si possono trovare quando io li auguro sempre a tutti i ragazzi di far carriera o comunque di essere realizzati, e sapersi comportare, secondo me, è un aspetto fondamentale. Francesco, quanto è importante la formazione anche nell'ambiente calcistico al giorno d'oggi? Ma guarda, hai detto una cosa giustissima. La formazione è fondamentale, perché essere disciplinati, sapersi comportare, e io lo dico sempre ai ragazzi, anche io inizio a sviluppare Academy dai 2014, quindi dai 7 anni in su, e li tratto già da ragazzi. E questa è una cosa che fa molto piacere a loro, perché abituarli a essere già proiettati a quello che li aspetterà magari un domani li fa sentire già pronti, e soprattutto mi piace correggere anche la loro postura, no? Il loro modo di porsi davanti a un allenatore quando magari si presentano e hanno le braccia incrociate. Io li faccio notare che sono piccoli dettagli che un allenatore nota. Io ho avuto il piacere di avere grandi allenatori come Allegri, Di Francesco, e questi aspetti me li facevano notare, ed è un messaggio da far capire ai ragazzi che quando si vuole recepire qualcosa bisogna essere sempre disposti a recepire e non magari a incrociare le braccia, perché è un messaggio di chiusura. Francesco, siamo in conclusione di questa puntata di Made in Tuscany. Prima di salutarci, volevo sapere da te i progetti per il prossimo futuro, insomma per il 2022 della FZ11 Academy. Allora, innanzitutto colgo l'occasione per fare a tutti voi tanti auguri di Buon Natale, buone feste. E il progetto Academy sarà un progetto interessante per la prossima estate, dove stiamo mettendo a punto la realizzazione del campo estivo FZ11 Academy a Pistoia. E quindi ci proiettiamo a quello che riguarderà poi tutto il mondo post scolastico, e sicuramente sarà anche lì sviluppato in maniera professionale. Bene, Francesco, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi dell'invito e ancora tanti auguri. Made in Tuscany torna fra 7 giorni, sempre qui su Radio Nostalgia. Ciao. Made in Tuscany, le aziende si raccontano.